Bene, capo, è giunto il momento di andare. Adesso lasciamo Las Vegas e raggiungiamo l'area 51. Agenti Z e C. Dimmi, capo. Sono arrivate delle informazioni. Dovete raggiungere il paese di Rachel. Va bene. Raggiungeremo Rachel. A proposito, dobbiamo parlare della fattura dell'hotel. Non sento, ho perso il segnale, non riceviamo più. Abbiamo trovato qualche indizio. Adesso dobbiamo proseguire lungo la valle e raggiungere il paesino di Rachel. Urina di alieno. Buonissima. È difficile definire Rachel un paese, si tratta di 4 baracche abbandonate. Questo perché il governo americano ha acquistato tutto ciò che si trova nei dintorni dell'area 51 e l'ha lasciato morire per avere il minimo flusso di gente possibile. Ci hanno detto di raggiungere una buca delle lettere nera. Lì troviamo la strada che ci porterà all'area 51. Andiamo. Questa è la buca delle lettere nere, quindi noi dobbiamo continuare in quella direzione. Vediamo se c'è posta. No. Niente posta per noi. Amazon Prime qua non passa. Thank you.
navigatore ci dà un punto esclamativo lì e stiamo arrivando da qualche parte, quindi non so cosa stiamo per raggiungere, ma lì qualcosa c'è. Dalla buca delle lettere nera abbiamo continuato dritti percorrendo la strada sterrata e ora abbiamo raggiunto il punto indicato dalla freccia. E questo cartello ci ferma. Allora, qua dicono che oltre questo cartello entriamo nella zona di Nevada Test and Training Range Boundary, quindi la considera una zona di test e di training. Inoltre $1,000 di multa, la macchina verrà sequestrata, insomma bloccata, e dovrai pagare le tue spese, anche il trasporto dell'auto, e quando verrai rilasciato appunto dovrai pagare anche la restituzione dell'auto. Quindi da qua non possiamo proseguire. Lassù c'è qualche cosa, tipo un treppiede con qualcosa, ce ne sono due che puntano in qua e lassù c'è un'auto. Quindi ovviamente se proviamo a passare sicuramente multa e sequestro dell'auto più tutto il resto, che sinceramente ora proviamo a tornare indietro, andare dalla parte opposta, vediamo cosa succede. Qui comunque non c'è rumore e non si vede volare nulla. Laggiù c'è un radar e qua giù c'è l'entrata della base dell'area 51, quindi laggiù in fondo vedo un radar delle installazioni militari e la base, l'area 51, quindi siamo arrivati al punto dove inizia la base e ora immagino dovremo girarci. Se osserviamo l'area 51 dai nostri satelliti, ci accorgiamo che principalmente è costituita da una grande pista di atterraggio, adibita evidentemente all'atterraggio di velivoli di grandi dimensioni. Questo ci fa intuire il possibile reale scopo di questa segretissima base militare. L'area 51 è indicata nella freccia, ma se scorriamo lateralmente verso sinistra, individuiamo facilmente un sito con possibili segni di esplosioni. Zoomando infatti ci accorgiamo che vi sono enormi crateri. Evidentemente qui sono state testate delle segretissime armi, missili, bombe o probabilmente addirittura armi nucleari. Sembrerebbe che qui siano stati studiati dei velivoli segreti, proprio come il famoso Stealth, che quando veniva trasportato per strada aveva, guarda caso, proprio la forma di un UFO. La nostra indagine non si è fermata qui. Abbiamo parlato con una signora italiana, la cui figlia ha sposato un militare americano, la quale ci ha detto che tutti sanno che all'interno della base alcuni militari siano spariti misteriosamente. Pare che questi abbiano cercato di diffondere delle informazioni segrete a dei giornalisti e per questo siano stati fatti sparire. Ora, questo non ci fa capire cosa ci sia all'interno, ma che ci siano dei segreti importanti agli Stati Uniti sicuramente sì, e quindi molto probabilmente si tratta di armi e quindi di esperimenti segreti su studi e ricerche militari. Allora Njiwa, abbiamo raggiunto l'area 51. Le nostre telecamere sono state puntate per ore verso quelle montagne oltre le quali si trovano gli aeroporti e la vera e propria base. Non abbiamo avvistato nessun velivolo alieno. Io direi che il caso può essere chiuso. Alieni zero. Bene, anche questa missione NIB è conclusa. Fermi tutti. Allora ragazzi, lasciamo perdere il discorso NIB. Io sono Njiwa e, ok, mentre stavo editando il video ho sentito in una clip un rumore, cioè il microfono ha captato un rumore sospetto. Allora ho chiamato Marco per chiedergli che mi desse lui una spiegazione, visto che lui è un esperto di cinema, insegna cinema a SkyUp, e magari, visto che lui aveva registrato la clip, riusciva a spiegarmi il motivo di questo suono sospetto. Quindi, speriamo di capirlo, perché, allora, non voglio dire che siano alieni, però il microfono ha captato queste frequenze. Vorrei riuscire a capire cosa sono.
Abbiamo usato un microfono a fucile sulla camera, non c'è, non radiomicrofoni, però vabbè, sentiamo ora la clip che Lorenzo mette, quella dopo la mano. Questa. Allora, i suoni sono un po' strani, è quello gu-gu che si ripete in maniera continua, io non so se si sente col microfono, e una cosa ancora più strana, che sembra, in realtà sembra il verso di una balena. Allora, la clip è originale, non abbiamo toccato, non ci sono filtri, ora la controlliamo da qua, dall'inspector. Ha messo solo, è stato ripulito e ha alzato un pelo il volume. È stato risolto un problema, il quale ha amplificato questo boom 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 e il fischio, che risentiamo assieme. La frequenza di quel verso non saprei, è una frequenza strana molto alta che quindi non va sui medi, sulla voce. I rumori che c'erano, non c'era vento, i rumori erano i miei passi quando io parlo dopo e basta, forse un po' di vento che, vedete, qua l'inspector segnala che ha ripulito qualche cosa, aumentando probabilmente quella frequenza, però non genera delle frequenze. Devo analizzare la clip vuota, ma detto così non saprei. UFO non ne abbiamo visti. È un po' strano, qua sarebbe da... Non so, qualcosa al microfono ha preso una frequenza un po' strana. Allora, ho eliminato ogni filtro, ho applicato la clip. C'è lo stesso, allora quel sembra un coyote, qualcosa del genere, ma io là non l'ho sentito. C'erano serpenti, c'erano molti serpenti, infatti non potevo avvicinarci e quello non è un serpente. Oh, resta il mistero, faremo un altro episodio in giro su questo. Lore, che dici? Ci tocca. Mistero non svelato. Forse gli alieni esistono. Bene, anche questa missione NIB è conclusa. Mi raccomando, seguitemi su Instagram dove mi chiamo giu-ragazzi e seguite il canale. Come sempre però prima devo cancellarvi la memoria. Quindi guardate qui.